disse: io sono la luce del mondo, io sono la luce del mondo, dice Gesù Cristo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, alleluia, ma avrà la luce della vita. Gloria a Dio. Cari che siete qui, dove vi trovate voi, nella luce o nel buio? Dove ti trovi, nel bene o nel male? Dove stai andando, in cielo o all'inferno? Dove andrai, verso la morte o verso la vita? Gesù Cristo è la via, la verità e la vita. Credete? Alleluia. Pentitevi delle vostre opere malvagie, pentitevi dei vostri peccati, pentitevi della vostra ribellione, e il Signore vi accoglierà nelle sue braccia, perché Dio è amore. Dio non vuole che ti perdi, ragazzo. La tua anima ha bisogno di Gesù. Se muori, dove va la tua anima? Se muori, dove va la tua anima? Abbiamo bisogno di Cristo nei Gloria nostri cuori. Gloria a Dio, guida, oh Padre. Alleluia! L'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Oh, alleluia. Cari giovani, la vostra anima, ascoltate un attimo, il vostro futuro è prezioso per Dio. Non perdere la tua vita nelle droghe, non perdere la tua vita nei vizi, non perdere la tua vita nel peccato, non perderti con il diavolo che ti vuole distruggere. Avvicinati a Gesù Cristo. Gloria a Dio, alleluia, guida, oh Padre, gloria a Dio. Sarai un uomo benedetto, una donna benedetta da Dio. Alleluia. Dove andrai dopo questa vita? Andrai in paradiso? Andrai in paradiso o andrai all'inferno? Dove andrai? Avrai la vita o avrai la morte? Gesù Cristo è la vera luce, cari di Magnago, cari giovani, italiani o stranieri. Jesus is the savior of the world. Jesus Christ is the Messiah. He's the savior of the world. Read the Bible. Believe in the gospel. We are living in the last times. We are living in the last days. You need to believe in Jesus. Hallelujah. The way, the truth, and the life. The Son of the living God. Jesus Christ, who died on the cross. He wants to change your life. He wants to purify your heart, your soul. Alleluia. Avvicinatevi a Gesù e allontanatevi dal peccato, allontanatevi dal male, allontanatevi dal buio, Gloria, allontanatevi dal vizio che vi distrugge. Quante persone si perdono per colpa dei vizi. Ragazzi, ascoltate, quello che sto dicendo sono cose serie, sono cose importanti. Anche io prima ero perso. Anche io prima mi ubriacavo, facevo tanti peccati, ma se morivo in quell'epoca, se morivo in quei giorni, io andavo all'inferno. Ma grazie a Dio, alleluia, gloria oggi a sono Dio. Qui a predicare l'amore di Gesù. Alleluia. Il messaggio di Gesù, la speranza di Gesù. Gesù vuole illuminare i vostri cuori. Gesù vi vuole salvare. Ricordatevi che Lui morì alla croce per salvare i peccatori. Bisogna pentirsi, cari di Magnago, e così. Abbi pietà di questo popolo, Signore. Se tu non ti penti, ti perderai. Se tu continui a fare il male, ti perderai. Anche se adesso sembra che ti diverti, anche se adesso sembra che ti godi la vita, vivi nei piaceri, ma se muori vai all'inferno. Stai attento, hai bisogno di Gesù. Alleluia. Apri il cuore a Gesù, credi nel Signore Gesù. Gesù Cristo ti vuole perdonare. Lui è morto anche per te alla croce. Non lo rinnegare, non essere incredulo. Gloria a Dio, alleluia. Non bestemmiate più il Signore, ragazzi, perché chi bestemmia sarà condannato. Chi bestemmia si perderà, sarà distrutto all'inferno. Chi bestemmia il nome del Signore, perché dice nei comandamenti: non nominare in vano il nome di Dio, e che Lui non terrà per innocente. Gloria a Dio, alleluia. Non bestemmiate, adorate il nome del Signore.
Gloria al Signore. Guida, oh Padre. Oh, gloria a Dio. Lui è l'unico che può dare la pace al cuore dell'uomo, alla società. Alleluia. Sapete che questo mondo si sta perdendo. Cari, aprite gli occhi, giovani. Non siate stolti, non siate insensati. Non siate ribelli, giovani. Questo mondo si sta perdendo. È un mondo pieno di guerre, è un mondo pieno di delinquenza, pieno di mali, di cose brutte. È un mondo che si sta distruggendo. Sapete perché? Perché le persone non vogliono ascoltare la parola di Dio, così come state facendo alcuni di voi adesso. Il mondo si sta rovinando perché le persone non vogliono credere in Gesù Cristo. Il mondo si sta perdendo perché le persone non hanno più fede in Gesù Cristo. Ma questa sera vi vogliamo dire: abbiate fede in Gesù Cristo. Abbiate fede nel Re dei Re. Abbiate fede nell'amore di Dio. Ora, alleluia, gloria. Preghiamo per queste anime, cari fratelli e sorelle. Amen. Preghiamo per queste anime che possano convertirsi al Vangelo. Alleluia, gloria al Signore. Benedetto il Signore in eterno. Alleluia. Gloria, gloria al Re dei Re. Signore, illumina questi cuori.